un'espressione di uno scrittore che è stato anche un uomo di fede nella sua forma particolare, che poi sì, si è separato dalla Chiesa cattolica per vivere nella Chiesa evangelica protestante, che è appunto Martin Lutero. A un certo punto scrive un'espressione molto bella quando dice che il Signore ha scritto la promessa della risurrezione in ogni fiore che sboccia a primavera. E allora sentiamo davvero di volerci come immergere nella forza vitale della natura che in questo periodo rifiorisce. E rifiorisce in ogni fiore, in ogni stelo, potremmo dire, di ogni filo d'erba che si protende verso il sole, è come scritta la promessa di una vita nuova. È questo che noi crediamo fortemente e lo sentiamo come il dono di Dio. Dio ci dona di credere nella vita nuova. E lo auguriamo ai nostri amici, fratelli delle terre nelle quali si combatte la guerra. E immaginiamo che anche laddove le bombe hanno distrutto la realtà, hanno smosso la terra, hanno sovvertito, possiamo dire, la realtà della terra, anche lì, su quelle zolle, va fiorendo qualcosa di nuovo. È ciò che speriamo e ciò per cui vogliamo pregare in questi giorni santi della Pasqua. Il Signore ci ha donato la sua passione. È venuto a donare a noi il suo amore alla vita, il suo amore pieno, totale, la sua fedeltà alla vita, una fedeltà che l'ha fatto rimanere giusto tra gli ingiusti, lo ha fatto rimanere come luce tra le tenebre, come annunzio di pace in mezzo alla guerra. E allora sentiamo davvero che l'augurio di voler condividere l'augurio con tutto il mondo in questo giorno santo della Pasqua, che per tutti ci possa essere il passaggio alla vita nuova. Abbiamo iniziato la Quaresima parlando della corrosione, il peccato che corrode l'immagine che Dio ha creato dell'uomo che è a sua immagine e somiglianza. E abbiamo cercato di vivere questo cammino di Quaresima guardando a Cristo, all'uomo nuovo, immagine di un'umanità rinnovata, di un'immagine di un'umanità che con fiducia si protende verso la vita, così come tutta la natura. E allora sentiamo di voler augurare a tutti di poter guardare al Cristo crocifisso e risorto, di poter essere in tutto il nostro cammino quotidiano persone che con tanta speranza cercano la luce, cercano la vita, cercano Dio. E chi vive cercando Dio, vive cercando la pace, diffondendo la pace intorno a sé. E allora, come sempre in questi momenti solenni, sento di scrivere qualche pensiero di augurio a tutti. Il pensiero che sento di voler condividere in questa Pasqua con tutti è un pensiero preso dal profeta Isaia e dal Vangelo di Giovanni. E il titolo potrebbe essere il saluto che Gesù dà ai suoi discepoli la sera di Pasqua, quando a porte chiuse si presenta in mezzo a loro e dice subito quella parola: pace a voi. E quando annunzia la pace, mostra ai suoi discepoli le sue piaghe. E sembra quasi una contraddizione: annunzia la pace, ma mostra le piaghe che sono il segno della sua sofferenza. Ma potremmo dire meglio, sono il segno dell'offerta del suo amore. E questa offerta dell'amore di Dio trasforma i discepoli, li fa diventare apostoli di pace nel mondo intero. E allora ci auguriamo che quella profezia del profeta Isaia, che in genere in verità leggiamo più nel tempo di Avvento, di Natale, possa realizzarsi. La profezia di vedere bruciate e distrutte per sempre tutte quelle cose che mettono paura, che terrorizzano l'umanità, che chiudono l'umanità in una condizione di guerra e di lotta degli uomini gli uni contro gli altri. Vieni, Dio potente. Al terzo giorno sorgi, principe della pace. Entra a porte chiuse, dove la paura imprigiona la speranza, dove il peccato soffoca la vita. Si compia finalmente la parola del profeta.
ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue sarà bruciato, dato in pasto al fuoco. Vieni, Agnello Redentore, mostraci ancora le piaghe, donaci di toccare il segno dei chiodi, del sacrificio offerto, dell'amore immenso che rimette ogni debito. Dona vita, vince la morte. Vieni, Signore, amante della vita, come nella sera della tua Pasqua, soffi ancora su noi il tuo spirito e trasformaci in beati operatori di pace, apostoli della pace vera che non avrà fine. Buona Pasqua. Thank you.